Ciao, benvenuti su Cartisia. Oggi vi farò vedere come realizzare un gelato alla pesca. Si prepara davvero in pochissimo tempo ed è buonissimo da mangiare. Gli ingredienti principali sono 950 g di pesche e una banana. Poi dopo, in un secondo momento, vi servirà anche lo zucchero. Come prima cosa, lavate bene le vostre pesche e tagliatele e anche la banana. E poi tagliate a quadretti le vostre pesche. Quindi prima le tagliate, togliete la buccia e poi le tagliate a quadretti. Tagliate anche la banana a rondelle. Sistemate la vostra frutta in un contenitore e ricoprite il tutto con la pellicola. Fate congelare la vostra frutta in freezer per almeno 5 ore. Ci vediamo tra 5 ore. Dopo 5 ore riprendete la vostra frutta dal freezer. Versate il tutto nel vostro frullatore. Versate il succo di un limone. Adesso versate 100 g di zucchero bianco, il classico zucchero semolato. Versate anche 2 cucchiai di zucchero a velo. Adesso vi servirà uno yogurt, io utilizzo uno yogurt di soia, però voi potete utilizzare qualsiasi altro tipo di yogurt. Frullate il tutto, mi raccomando, frullate poco alla volta, non tutto in un'unica soluzione, ma poco per volta. Quindi frullate a più riprese. A questo punto versate il tutto in un contenitore. Chiudete il contenitore e conservate in freezer. Dopo 10 ore riprendete il vostro gelato dal freezer. Lavorate con il cucchiaio il vostro gelato. Mi raccomando, lavorate il vostro gelato fino in fondo. Se volete realizzare il vostro gelato alla pesca senza panna, purtroppo dovete faticare un po', però credetemi, il risultato è davvero buonissimo. Questo è un metodo antico, però di sicuro è riuscita perché il vostro gelato sarà davvero buonissimo e con poche calorie perché non c'è la panna. Quindi, come vedete, ho lavorato fino in fondo il mio gelato e adesso andiamo a livellare il gelato. Va lavorato molto con il cucchiaio. Come vedete, già ha raggiunto una consistenza diversa. Quindi prima andiamo a sgretolare tutto il nostro gelato e poi andiamo a uniformare tutta la superficie. E il nostro gelato alla pesca super goloso è pronto. Se volete potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come ricette golose di Cartisia. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo. È buonissimo! Provate questa ricetta, è davvero facilissima, ma soprattutto il risultato è buonissimo. Ciao, ci vediamo alla prossima!